Coin. One credit. Press start to play. Bene, squadra Osiris. Semaforo verde. Allo 5 Guardians, secondo capitolo della Reclaimer Trilogy, è il nuovo passo di 343 Industries, volto a staccarsi dalla difficile eredità lasciata da Bungie. L'opera iniziata con Halo 4 prende ora ancora più forma. Terminata la guerra contro i Covenant, la saga ha bisogno di un nuovo grande obiettivo. Il capitolo precedente ha lasciato i fan con la convinzione che i precursori sono tornati e non sembrano i grandi protettori di cui si è sempre scritto. Ma al cuore della vicenda narrata in Halo 5 troviamo il conflitto tra Master Chief, divenuto ora una minaccia, ed il nuovo protagonista Locke, Spartan 4, ex agente ONI. Ciò ha permesso a 343 Industries di mostrare due punti di vista. Lungo l'arco delle 15 missioni che compongono il single player di Guardians, il giocatore rimbalza fra le due fazioni, vestendo i panni alternativamente di Locke e John. Ad accompagnare i due soldati ci sono due gruppi, il Team Blu, composto dagli Spartan 2 addestrati insieme a Master Chief più di 20 anni prima, e la squadra Osiris, che vede anche la partecipazione di un membro del gruppo ODST. Purtroppo l'epicità trasmessa durante la fase di marketing non si ripercuote nel gioco. I due schieramenti si incontrano e si scontrano, si trovano e si perdono, ma non trasmettono la sensazione di essere impegnati in una caccia potenzialmente all'ultimo sangue. Le novità narrative si traducono in un gameplay sempre di squadra. I nostri compagni Spartan saranno controllati dalla CPU in mancanza di amici collegati alla nostra partita. Nonostante una buona reattività dell'intelligenza artificiale, in Halo 5 non si sente mai l'appartenenza ad un gruppo capace di fare la differenza. Tutto continua a poggiare sulle spalle del giocatore, a prescindere. Il feeling di gioco comunque rimane quello tipico della serie, sebbene potenziato. Molti utenti potrebbero storcere il naso di fronte alle novità introdotte, la propulsione, il colpo dall'alto, lo scatto. Queste abilità però, a nostro giudizio, ci permettono invece di impersonare realmente uno Spartan, potentissimo e inarrestabile in battaglia. In Halo 5 potremo piombare come una bomba su un gruppo di Covenant per poi scattare spaccando ossa e sparando come un turbine di morte. Con uno sguardo più ampio sulla campagna single player abbiamo apprezzato il ritmo migliore di Halo 5, con livelli più ispirati sia in termini di stile che di ambientazione. Il rovescio della medaglia è una storia che tiene alto il livello di interesse salvo poi scadere nel finale. Altro aspetto che abbiamo poco apprezzato della campagna è la sua relativa brevità, visto che in circa 7 ore siamo arrivati ai titoli di coda. Nessuna risposta. Da un punto di vista meramente tecnico, siamo di fronte ad un buon lavoro nel suo insieme, con alcuni alti e bassi. Gli sviluppatori hanno voluto puntare a 60 fps senza compromessi, favorendo enormemente il gameplay, ma creando non poche difficoltà ad Xbox One. Per quanto il quadro generale sia molto piacevole, grazie anche ad una direzione artistica davvero ispirata, si nota una risoluzione video non sempre ottimale, ma soprattutto un livello di dettaglio fin troppo altalenante, con molteplici elementi che compaiono improvvisamente nello scenario, texture che si aggiornano vistosamente e ombre che si disegnano avvicinandosi agli oggetti. Nulla di grave, si è inteso, ma da un'esclusiva ci aspetteremo una rifinitura maggiore. I filmati di intermezzo sono invece spettacolari e più lunghi della media a cui ci hanno abituato molti giochi. Qui il frame rate torna ai normali 30 fps, favorendo una pulizia dell'immagine perfetta e modelli davvero impressionanti per ricchezza di dettagli e precisione nelle animazioni. Per quanto riguarda la seconda metà dell'esperienza di Halo 5, ovvero il multiplayer, vi rimandiamo alla recensione scritta sulle pagine di Gamesurf.it. Il nostro responso è comunque decisamente positivo, le novità funzionano e divertono, e i server, dopo un primo giorno un po' complicato, sembrano reggere perfettamente il carico di lavoro. Halo 5 Guardians è un'ulteriore prova delle capacità di 343 Industries nel gestire un nome importante come quello del franchise principale di Microsoft. Ci troviamo di fronte ad una campagna sicuramente migliore di Halo 4, ma che presenta, in termini narrativi, una certa mancanza di coraggio. Tecnicamente il gioco non stupisce più di tanto, offrendo filmati eccezionali, gameplay a 60 fps, ma sacrificando molto sul piano grafico. Il multiplayer ha diverse novità, alcune ben riuscite, ed altre ancora da bilanciare. Un titolo che consigliamo ai fan, anche se la saga sembra ormai aver perso la potenza innovatrice e la carica epica di un tempo. Il nostro voto è 8,5 e sulle pagine di Gamesurf trovate la recensione completa. Venite a trovarci e a dirci cosa ne pensate.